È una poesia che parla di speranza e Cristicchi nella sua bravura riesce ad inquadrare proprio quello che si immagina quando finirà tutto e che ritorneremo alle nostre abitudini e forse migliore o peggiore di prima, non si sa, però insomma che ritorniamo alla normalità, questa qui ce n'è molto bisogno sicuramente. Scrivere una melodia per un brano poetico nato dalla penna di Simone Cristicchi nei giorni del lockdown. Questa la sfida lanciata da Oida, l'orchestra instabile di Arezzo e dal cantautore romano a tutti i giovani musicisti under 25 della provincia di Arezzo e non solo. Abbiamo visto in questo periodo difficile i social invasi da espressioni artistiche di ogni genere e abbiamo pensato di rivolgerci ai giovani che sono tra i più colpiti da questo lockdown e quindi giovani fino a 25 anni e dargli la possibilità di vedere una semplice melodia orchestrata in maniera professionale da Walter Civilotti e il vincitore di questo concorso verrà poi premiato con l'esecuzione in un grande concerto che dovevamo fare nel 2020 con Simone Cristicchi qui ad Arezzo, però probabilmente verrà spostato nel 2021. Quindi una semplice melodia che verrà trasformata in maniera professionale e suonata con una grande orchestra, a presenza di Simone Cristicchi, e speriamo davanti anche a un pubblico numeroso. La melodia potrà essere semplicemente cantata a cappella o suonata con uno strumento. L'importante è che sia ispirata e che accompagni le parole dell'artista. Il concorso è rivolto a musicisti professionisti ma anche semplici amatori, quindi una semplice melodia cantata senza accompagnamento musicale o qualcosa di più complesso. Nel bando c'è anche scritto che chi vuole può presentare anche una partitura, ma non è basta un video con una voce. Poi il maestro Civilotti con la sua bravura riuscirà ad arrangiare in maniera eccellente, come fa sempre, il brano appunto vincitore. Le iscrizioni al concorso Il primo giorno del nuovo mondo si chiuderanno il prossimo 30 giugno. Per tutte le informazioni per il concorso, per l'iscrizione, potete fare riferimento al sito di Oida, che è oidaarezzo.it, o alla pagina Facebook, dove tra l'altro praticamente il concorso si sviluppa in due fasi. Una prima fase dove c'è una giuria che selezionerà 10 brani finalisti e poi 10 brani finalisti possono essere votati nella pagina Facebook da chiunque. Quindi abbiamo aperto anche a una votazione popolare.